Buonasera al professor Gaetano Insolera, che è avvocato penalista e professore appunto di diritto penale all'Università di Bologna. E intorno, domande intorno al suo libro, che è recente ancora, Declino e caduta del diritto penale liberale, forse lo inquadro anche. Che riguarda, mi pare, l'intero Occidente e comincerei appunto chiedendole: c'è uno specifico di questa direzione del diritto penale per quanto riguarda l'Italia? Sì, ma per via di alcune caratteristiche che ha avuto l'evoluzione, più che del diritto penale in chiave dogmatica, parlerò del sistema di giustizia penale. Parlerò un po' per parole chiave, perché sono discorsi molto ampi, però cercherò di semplificare. Una prima parola che mi viene in mente è quella di democrazie liberali che hanno una collocazione ben diversa ovviamente dal liberalismo classico, diciamo così, dal punto di vista politico parlo, hanno una declinazione particolare nella fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale e connotano con diversità, con alcune diversità, i paesi dell'Europa occidentale, fondamentalmente, dove si reinstaurano le regimi, diciamo, antagonisti rispetto alle esperienze totalitarie e che si connotano come democrazie liberali o democrazie liberali costituzionali, cioè basate sull'adozione di costituzioni che definiscono l'ambito della politica uscita dai regimi nazista e fascista, e poi via via abbiamo l'esperienza spagnola successiva al 78, quanto alla Costituzione, e fino alle esperienze, e qui comincia la questione a complicarsi, instauratosi dopo la caduta dell'impero sovietico nell'Europa orientale. Ebbene, questa idea che non rimanda, questa è una cosa su cui io insisto abbastanza e credo anche nel testo lei l'avrà colto, dopo una esperienza che vede consolidarsi un'idea di diritto penale liberale che non allude alla realtà dello Stato liberale italiano, per intenderci, o di altre esperienze analoghe del secolo passato e soprattutto di quello precedente, del XIX secolo, abbiamo l'idea di un diritto penale inteso come limite fondamentalmente alla punizione, come limite alla capacità di manovra attraverso la sanzione penale da parte degli stati, con un fondamento anche di natura costituzionale. La nostra Costituzione non è strutturata per principi generali, ma ha alcune norme assolutamente alcuni le chiamano norme tiranne, che impongono il principio di colpevolezza, il principio, scusate, la presunzione di non colpevolezza, il principio di personalità della responsabilità penale, il principio di legalità molto forte, no? Ebbene, cosa cambia? Perché questo preambolo era necessario. A parer mio, bisogna avere coscienza di un cambiamento di tipo geopolitico, perché con alcuni strappi, però, questo sistema instauratosi nelle democrazie liberali, di quello che un tempo, con un margine di ambiguità, si chiamava il mondo libero, contrapposto al mondo dell'area comunista,
con margine di ambiguità, perché noi sappiamo benissimo certe strategie anche di sostegno a dittature militari, se spostiamo l'occhio poi al continente americano. Però io ho in mente soprattutto, cioè questi sono tutti incisi, la realtà europea, perché lì europea è per certi aspetti nordamericana, noi abbiamo un cambiamento radicale del quadro geopolitico, ma radicale, nel senso che falliscono una serie di, io li chiamerei corollari di questa idea delle democrazie costituzionali e liberali. Penso al fallimento per certi aspetti della decolonizzazione, quanto alla esportazione di modelli politici in qualche modo tributari di queste idee, l'insediamento in tutto il mondo ex coloniale. Penso alla molteplicità di scenari, da uno scenario binario sostanzialmente, mondo comunista o influenzato dall'Unione Sovietica, dall'impero sovietico, contrapposto all'altro mondo. Oggi noi parliamo di una molteplicità di poli. Cosa viene compromesso? Questo a livello, perché lei mi ha detto se è una questione solo italiana, viene compromesso sostanzialmente un'idea di Stato di diritto costituzionale basato sulla divisione dei poteri e sui cosiddetti contrappesi, cioè nel disegno che via via da Montesquieu in poi si è affermato dello Stato di diritto costituzionale improntato a una idea, se andiamo al diritto penale, del diritto penale fondamentalmente come limite al Leviatano. Il diritto penale deve incatenare il Leviatano, cioè altrimenti la cessione di potere che si dà al sovrano, sia sovrano di Hobbes o l'attuale sovrano parlamentare, può essere scatenato, può essere tale da abusare del potere. Il diritto penale, e torniamo ad alcuni slogan, lei mi diceva che è un approccio nuovo per lei per certi aspetti, quello al diritto penale, il diritto penale come limite, come magna carta del delinquente, per usare un'espressione, cioè come garanzia, per riprendere un filosofo contemporaneo, un filosofo del diritto contemporaneo molto noto, che è Luigi Ferraioli, nel momento del processo penale il vero soggetto debole è l'imputato e dopo la condanna il condannato, perché è nelle mani di un potere che può essere sconfinato e che può essere omicida. Pensiamo che gran parte del mondo è caratterizzato dall'ancora vigente pena capitale, a differenza dell'Europa. Questo è uno dei pochi, speriamo per molto tempo, patti certamente propri dell'Unione Europea. Ebbene, tutto questo mette in difficoltà indubbiamente quest'idea di diritto penale liberale, dove la parola liberale non fa riferimento alle istituzioni politiche quanto alla proprio all'ossimoro diritto e penale. Cioè, posto che il diritto penale è quello che interviene in modo più potente, in modo esiziale, sui diritti civili fondamentali, e quindi sulla libertà o la vita, il sistema del diritto deve essere quello che appresta difesa a chi incappa in questo meccanismo punitivo. Allora, tornando al discorso, per usare degli esempi, le parole chiave di Ferraioli, ho fatto un congresso tempo fa
di una delle correnti, della corrente di sinistra della magistratura, in realtà il soggetto debole è la vittima al momento in cui il fatto costituente crimine è realizzato, ma nel momento del processo è l'imputato il condannato, perché è nelle mani di un potere sempre e comunque, chiunque sia il protagonista del processo o dell'esecuzione della pena, è il soggetto più debole. Non so se è chiaro. E per dire, qual è la peculiarità? No, no, arriviamo alla coda della domanda. Assolo sempre la china più rapidamente di altre nazioni, l'Italia, lungo questa via? No, la caratteristica dell'Italia, a parer mio, ma sono sempre opinioni di chi si occupa da tanto tempo di queste cose, vede un forte sbilanciamento in favore del potere giudiziario. È italiana questa caratteristica? Questa è una caratteristica molto italiana, che in alcuni casi è emerso anche nella realtà francese, nella realtà spagnola, il giudice Garzón, penso. Nella realtà brasiliana voi pensate allo personaggio del giudice Moro, che è l'artefice del processo e della condanna di un oppositore politico, che è Lula, si può pensare o non pensare alla stessa maniera di Lula, ma che finisce in carcere e viene escluso dalla scena politica in favore di un oppositore di estrema destra come Bolsonaro, il suo inquisitore, che è il giudice Moro, appena si conclude, diciamo così, la caccia a Lula, viene nominato ministro della giustizia. E si presenta, ecco, posso dire che ad esempio molto più resistente è la realtà tedesca rispetto a questo esondare del potere giudiziario. In Francia abbiamo visto che è iniziato il processo non questo per dire che dell'immunità dei politici di alto profilo, in questo caso è cominciato il processo Sarkozy. La Germania ha messo sotto processo Kohl, uno dei protagonisti. Però il fenomeno italiano è caratterizzato dal cessare della magistratura, in molti casi, dall'essere un contrappeso, un corpo dello Stato capace di bilanciare i poteri del Parlamento e dell'esecutivo, per diventare protagonista e in fondo soggetto capace di tenere in scacco, di imprimere proprie scelte agli altri poteri dello Stato. Questo per come si è verificato, è in fondo una realtà capovolta rispetto a quella ungherese, turca, dove noi abbiamo un polacca, interventi tali da giustificare per i primi due stati europei l'interessamento dell'Unione Europea rispetto alla violazione dello Stato di diritto. Ecco, nel nostro paese, e qui le ragioni, ho detto che posso parlare solo per parole chiare, ma le ragioni a monte sono trattate abbastanza nel libro che lei ha avuto il piacere di presentare. Certamente la perdita di credibilità della politico, della politica o del politico per dirla la tedesca, col principio dei vasi comunicanti, l'occupazione, la gestione dello spazio del politico affidata alla magistratura. Uno dei momenti, a parer mio, chiave è l'ubriacatura giustizialista successiva al 1992, la liquidazione per mano giudiziaria del ceto politico, certamente non verginale, ma che era il ceto politico espresso proprio
dalla Prima Repubblica, dalla prima ed unica esperienza di democrazia costituzionale vissuta dall'Italia. Quella precedente, cioè quella ottocentesca, non era certo qualificabile in questi termini. Sì, quanto contano oggi le ideologie ancora nell'indirizzo di questo diritto penale? Cioè, non è più chiaro come oggi potremmo prendere come compitino di scuola, però diciamo i partiti di oggi e fare un'analisi con le ideologie di 20 anni fa, di 30 anni fa, sarebbe anche difficile capire. Cioè, un partito sembra una parte di un vecchio partito che si è trasferita, che è diventata un'altra, che ha preso un'altra facciata, che prende un altro nome. Siccome quel che accade oggi, per lo più, quel che è noto, nel caso della magistratura, è riferito in particolare semplicemente oggi, diciamo, cioè sembra più importante in questa stortura che ha preso in questo momento la magistratura, sembra più importante la questione clientelare che la questione ideologica tra le correnti. Cioè, il fatto che esistano le correnti sarebbe già il problema. Ora, se queste correnti all'interno del diritto penale, qui non solo della magistratura, hanno ancora questo marchio ideologico, o si riesce a leggere qualche cosa? Cioè, lei sta leggendo con libertà queste cose. Questa libertà non la sento così acquisita in ogni dove e in ogni luogo. Cioè, pesano moltissimo queste mentalità, forse non sono più neanche ideologie, mentalità, ma pesano queste mentalità. Questo giustizialismo da dove viene? Guardi, ripeto, sempre in modo parziale, io ho cercato con quel libretto di dare qualche risposta alle sue domande. E soprattutto nel primo saggio io cerco di ricostruire quello che potremmo chiamare il rapporto con il sistema penale nelle democrazie, nella nostra democrazia postbellica, successiva. E due o tre osservazioni. Nessuno dei partiti dominanti alla Costituente e poi nel Parlamento repubblicano aveva una precisa formazione liberal garantista. Parlo soprattutto dei due partiti che dominano la scena, i cattolici e i comunisti. I comunisti, per una vecchia impostazione che guardava al potere, non amava il contrappeso giudiziario, non aveva grande fiducia neanche, se andiamo al tempo, nella istituzione di una corte costituzionale con capacità di invalidare le leggi in generale, no? E cioè l'espressione. La tradizione liberal garantista entra dentro la Repubblica soprattutto attraverso alcune figure, una di queste proprio Bettiol, deputato della Democrazia Cristiana, costituente per la Democrazia Cristiana, però che aveva avuto tra l'altro atteggiamenti estremamente coraggiosi e chiari rispetto al diritto penale totalitario italiano, ma soprattutto nazionalsocialista. Ebbene, cosa è successo? È successo che, fatta questa premessa, nell'ambito delle strategie dei partiti politici e delle ideologie dei partiti politici, vi era un posto anche per quella che noi chiamiamo la questione criminale, la questione della criminalità. Che cosa si deve punire, come si deve punire, con quali limiti si deve punire, con quale processo si deve arrivare alla punizione. Però non era certamente uno degli argomenti più presenti nei programmi. Questo ha comportato, ad esempio, anche qui ancora abbiamo il codice del 1930, che è stato fortemente emendato da leggi, dalla Corte Costituzionale, da interpretazioni volutamente conformi alla Costituzione, cioè giustamente conformi alla Costituzione. Però questo non... E quindi tutto questo si svolgeva in toni e con voci
molto più dimesse tutto quello che riguardava nelle ideologie politiche il problema del carcere e della penale. Vi è un numero importantissimo della rivista Il Ponte, uscito nel 1947 e riedito, dove si descrive la situazione carceraria. Questa è una buona lettura per la situazione delle carceri italiane, con gli occhi di quei politici che avevano sofferto il carcere perché perseguitati politici durante il fascismo, e che pone la questione di un rinnovamento della penalità. Fu combattuta all'interno della Costituente l'inserimento nel terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione della non finalità rieducativa, ma tendenza rieducativa della pena. No? Si utilizzò la parola tendenza rieducativa, non finalitaria. Ma il discorso ci porterebbe molto tardi. Veniamo alla domanda, alla risposta alla sua domanda. Oggi quelle ideologie io non le ritrovo più, ed è inutile fare a pugni con i fatti e con la storia. Cioè, non, noi abbiamo, tanto che mi chiedevo proprio oggi rispondendo a un amico, ma noi possiamo dire che una formazione politica che comprenda i comunisti, i pochi rappresentanti di quell'ideologia, l'EU, eccetera, il Partito Democratico per quello che è, fino a Beppe Grillo, possiamo dire che questa è la sinistra? Cioè, francamente, cosa significa? Problema che già si era posto il filosofo torinese Bobbio, no? In un pamphlet molto, molto agile ma intelligente, che cosa è, oltre che Giorgio Gaber, una canzone molto nota. Ecco, non ci sono più queste ideologie. È indubbio che, e questo già da prima di Mani Pulite, già dagli anni 70 e 80, che vedono affermarsi un fenomeno che spesso ci dimentichiamo, che fu il terrorismo di destra e di sinistra, vi è una strategia in carenza di grandi narrative emancipatorie o conservatrici, conservatrici e emancipatorie, correnti di destra e correnti di sinistra nella Democrazia Cristiana. In carenza di questo, la carta della paura della criminalità, della insicurezza, la carta della sicurezza, quanti pacchetti di sicurezza abbiamo visto, diventa una carta che si usa nella costruzione del consenso. E qui i media hanno un ruolo nelle politiche. Quindi è questo un po' il terreno di gioco. Io non voglio abusare, ma è uscito di recente un librettino ancora mio, intitolato Forca e Melassa. Sto aspettando che mi arrivi, l'ho ordinato. Ma se mi dà l'indirizzo. No, mi sta, la settimana prossima mi arriva da IBS. La ringrazio. Proprio si occupa, prova a decifrare, approfittando della chiusura in casa o nello studio, le interazioni tra politica, media e magistratura. Nel percorso che va partendo mentalmente dall'invenzione della stampa, ma non è questo, fino al mondo digitale. Come lavora questa cosa? Per la verità io parto dal processo a Teramene, nell'Atene della fine del V secolo, al processo intentato da Teramene contro gli strateghi della battaglia delle Arginuse, per liquidarli come sostenitori di Alcibiade, dove invece dei giornali o della televisione si mise in scena nel processo celebrato davanti all'assemblea una sorta di sceneggiata di falsi parenti delle vittime dei naufraghi, vestiti a lutto, che non erano affatto i parenti
per arrivare così alla condanna a morte di chi aveva vinto forse la più importante battaglia in quel momento, vinta dagli ateniesi contro gli spartiati. Ma insomma, però media, giustizia e politica, l'intreccio, ed è questo che spiega, cioè a me è capitato nella mia attività di avvocato, di fronte alla distruzione preventiva degli imputati prima del processo, no? Ricevere la richiesta dai soggetti sottoposti al procedimento di interloquire con la stampa, eccetera, spiegando, e testate come quelle più lette, sono due, tre, come sappiamo, quattro forse, in un'occasione non propiziata da me, disse: no, no, ma se lei parla come avvocato in difesa, a noi non interessa, a noi interessa se lei contribuisce a portare un processo molto mediatico. Il processo parallelo, il processo... Sì, sì, inaugurato da molti anni, ma oggi è diventato tanto da creare poi qualche voce che dice ora di finirla. Però sì, la commissione in questo momento non è scindibile. Il processo a Palamara non è scindibile, il processo in corso, certo, nella giustizia non è scindibile dal processo mediatico che stanno facendo, non è scindibile, cioè è difficilmente scindibile. Io sono molto convinto dell'analisi che fa uno degli studiosi più intelligenti, dei sociologi più intelligenti, che è Mauro Calise, nel suo libro La democrazia del leader, che caratterizza il momento attuale in termini di poteri, siamo partiti parlando di pesi, contrappesi, di democrazia del leader, che è uscito 4-5 anni fa, e descrive molto bene come l'attuale diciamo, costituzione materiale veda una preminenza assoluta di due poteri. Li chiama il fattore M, i media e la magistratura. Peraltro Palamara, che devo dire ha un po' il ruolo, questo è un paese di sicofanti, di pentiti, ha un po' il ruolo del pentito di mafia, nel senso, con tutto il rispetto per lo stesso, cioè quello che ha fatto tante brutte cose, poi a un certo momento decide di pentirsi, no? E le racconta. Furono utili fino a un certo punto, penso a Buscetta e Falcone, poi dopo sono diventati uno degli tanti aspetti molto problematici del sistema. Ci può anche, il caso di mezzo ci può anche Tortola, che non c'entrava nulla, cioè è entrato in quell'ingranaggio. Certo, certo. No, ma Calise parla del fattore media e magistratura. Palamara ci dice che il potere di un pubblico ministero che ha un giornalista di fiducia e un paio di svegli poliziotti del nucleo che dirige in base al codice, che può distruggere chiunque, no? A prescindere dal fatto che sia colpevole, dico delle banalità. È la tesi anche di Sgubbi, questa, no? La tesi di Filippo. Dal reato alla costruzione del reato. Prima ti inchiodo e poi mi invento il reato per. E poi dopo, se mai vengo assolto, se non sono va su Bassolino, no? O qualcun altro personaggio, i giornali non ne parlano neanche. La notizia non viene data, anche dove si è costruita un'immagine di colpevole dal momento della notifica dell'informazione di garanzia, della cosiddetta informazione di garanzia. Una domanda forse un po' fantastica. La direzione delle oligarchie mondiali ha un interesse in questo, si può dire che ha un interesse in questo declino del diritto penale? Mi spiego, mi sembra che si vada, come dire, verso l'assenza di diritto, no, piuttosto, verso il giustizialismo che è assenza di diritto, cioè della possibilità di colpire
il nemico, chiunque sia, può anche non essere politico, può essere imprenditoriale, può essere nella religione, può essere persino, bene, quello che chiamano il mobbing è il nemico nel posto di lavoro, eccetera. La possibilità di colpire chiunque, che lei ha anche appena nominato, è un boomerang che lascia andare anche l'oligarchia mondiale o non c'entra niente? È un livello solo fantastico questo. Secondo, Il guardi, capitolo molto di giù. è un caleidoscopio la situazione attuale e credo di averlo rappresentato a partire dal significato che hanno i mutamenti geopolitici, no? Paradossi come 1,5 miliardi di cittadini di un paese comunista, no? Che sono i più arrembanti protagonisti del mercato mondiale, penso alla Cina, no? Quindi le chiavi di decifrazione anche di questo tipo, secondo me, le oligarchie economiche, Non la cavalcano la questione. no, nel senso che sono, guardi, il problema si può vedere in tante, come dicevo, un caleidoscopio, interessano piuttosto i regimi economici, la prevedibilità dei sistemi, anche dei sistemi penali, ma prima ancora dei sistemi fiscali e commerciali. Questo mi consente anche di dire l'ultima cosa, perché sennò potrebbe sembrare che il mio discorso sia un discorso volto a rappresentare una sorta di complotto del potere giudiziario, non, nulla di più lontano da me. Non c'è questo. Il problema è che si è passati da un più che legittimo, se non diventava, se non si muoveva sulle gambe alla palamara, di un collateralismo del potere giudiziario, fortemente però influenzato dall'idea che si ricava dall'articolo 101 della Costituzione, non nel secondo comma. Il giudice soggiace alla legge, no? Parlo per parole chiave. In questa situazione il giudice diviene un giudice di scopo. Di quale scopo? Degli scopi che meglio si rappresenta senza possibilità di averne responsabilità politica, come dovrebbe essere per il potere politico, no? E quindi, come dire, viaggia sull'onda di quello che è, oggi si usa la parola, il mainstream, no? Il pensiero dominante è alimentato dai media e da richieste di sicurezza molto spesso enfatizzate, perché giova dirlo che l'Italia ha visto una decrescita nettissima di reati negli ultimi anni. Cioè, poi prendiamo, ecco gli studi di Massimo Pavarini che citava all'inizio. È uno dei paesi con un tasso di omicidi tra i più bassi del mondo, l'Italia. Questo non viene mai detto. È uno dei paesi, quali sono gli idoli delle politiche securitarie? Gli omicidi, adesso ci sono i femminicidi, no? Però fenomeno certamente grave, ma che fa riferimento a tanti fattori. Dal punto di vista generale degli omicidi, l'Italia è passata tra i paesi con meno omicidi al mondo. I reati contro il patrimonio, anche questi sono diminuiti. Lei, che ha la mia età quasi, si ricorderà gli anni 70, soprattutto, oltre agli omicidi politici, i sequestri di persone a scopo di estorsione, le rapine in banca. Sì. Quindi, in realtà l'insicurezza viene alimentata. L'altro, fattore è la corruzione. La corruzione, si basa sulla rappresentazione della corruzione. E qui ci sono lavori fatti da chi studia questi fenomeni, che ci dicono che la rappresentazione dell'Italia come paese tra i più corrotti del mondo, ricerche fatte anche dalla Banca d'Italia, per intenderci, oltre che dall'ISPES, è frutto di quanto
un fenomeno, un caso di corruzione è enfatizzato dai media. Se poi si fanno le inchieste correttamente e si chiede agli intervistati: ma lei è mai stato, ha mai avuto notizia diretta di un caso di corruzione? Assolutamente no. Lei ha saputo di qualcuno che è stato vittima di corruzione? No. O di concussione, insomma, in questi gravi reati. Non parliamo poi della mafia, di alcuni autori che hanno sempre dedicato penalisti e anche storici, penso al libro di Lupo e Fiandaca, La mafia non ha vinto, cioè in realtà oggi Palermo, se non sono cambiate le cose, ha un tasso di omicidi e gli omicidi sono uno degli indicatori dell'esistenza della criminalità organizzata, perché fenomeni come le estorsioni, le prevaricazioni si esprimono poi nel fatto che chi non cede viene terrorizzato fino a Palermo. Attualmente ha un tasso di omicidi che è quello di Bolzano, per intenderci. Quando siamo partiti dal periodo dei Corleonesi, eccetera, ha un numero di omicidi elevatissimo rispetto alla realtà italiana. Non parliamo di quella americana che ha livelli di... E lì c'è il problema delle armi da fuoco, della diffusione delle armi da fuoco. Potremmo... è molto complesso il discorso. La gestione della pandemia da Covid favorisce questa cosa o è indipendente, secondo lei? Come dire, se ne approfitta un po' nella gestione... Come sempre, di fronte a un... come la storia ci ha insegnato, dalla peste di Atene in poi, chi ha il potere può approfittare delle situazioni, perché la sensazione di insicurezza che caratterizza lo sfruttamento a fini di consenso della leva penale, è chiaro che la sensazione di insicurezza in una situazione pandemica, oltre poi lei si occupa di problematiche psicanalitiche, eccetera, è evidente di psicanalisi, è evidente che come dire, uno squilibrio dopo un anno di limitazioni, di cambiamenti di vita, il senso di insicurezza, di perdita del rapporto con gli altri, prende... Poi c'è chi la sfrutta questa cosa, c'è chi la sfrutta, ma è che è sempre stato... Entriamo in fondo in una logica che è quella di interpretare i moventi, magari di esasperazioni di misure protettive che potrebbero essere... Ma il discorso è molto complesso. Il dato certo, secondo me, è che è una cosa del tutto nuova, un fenomeno del tutto nuovo, mai sperimentato, ricordo il problema... della diffusione della poliomielite, no? Non mi ricordo la spagnola, spesso viene evocata per ovvi motivi anagrafici, ma rileggendo la questione, per esempio, della poliomielite, però erano fenomeni di tipo diverso. Questo è un fenomeno che per i numeri e per la sua diffusione mondiale ci trova del tutto... e ci costringe a fare i conti con l'ignoto. Trovo ridicolo, poi vedrà che un po' ne parlo in quest'altro lavoro, mi fece arrabbiare, sorridere, prima e poi arrabbiare, sono ministro della Repubblica che dice: noi aspettiamo che la scienza ci dica con certezza. Ti dà l'idea di un ceto politico che è anche ignorante, nel senso che, e lo dice proprio, se non ricordo male, quello che scrissi allora, in coincidenza con la morte di un grande filosofo della scienza come Giorello, no? Cioè, mi sarebbe piaciuto sentire cosa avrebbe detto Giorello di un ministro della Repubblica che dice una puttanata di questo genere. Qual è... Domanda impossibile. Qual è la via di sbocco rispetto a questo vicolo cieco sempre più verso il giustizialismo, sempre più verso l'ignorantismo dei diritti e delle pene? Non so dirlo.
non lo so, anche perché sono convinto che la questione sia piuttosto complicata. In fondo noi abbiamo vissuto in questo periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale in una fase di, mica che sia l'Eden, l'età dell'oro, però dove si erano radicate alcune sicurezze anche in termini di espansione economica di questo modello dei figli che aspirano, volendolo, a un livello di vita superiore rispetto ai genitori, parlo della massa, non ovviamente dei rantieri fortunati. Si è verificato un terremoto con la pandemia, che però era stato preceduto da una serie di scosse telluriche di non poco conto. Pensiamo, non so, il terrorismo, la diffusione degli oppiacei, di decostruzione di ciò che in questo il diritto penale ha avuto le sue scosse. Non le so dire, il pessimismo è un po' quello che anima la mia riflessione. Non vedo, io sono però dall'altra parte convinto che l'uomo sarà in grado di, però non so dirle francamente come. Ecco, aggiungo una cosa che dico spesso, i miei riferimenti di carattere politico, economico, eccetera, partono sempre dall'ottica di chi si occupa di una disciplina atrocissima, qual è il diritto penale, perché è quella che si basa sull'idea di infliggere sofferenza in risposta a una sofferenza precedente provocata da quella che è la vittima poi della pena. Pensiamo sempre alla pena. Il diritto penale va sempre pensato con la pena di morte, anche se per fortuna non c'è in Italia. Però. E allora io dico che l'unico dovere culturale che chi bene o male si è sempre occupato di questa realtà è quella di continuare a dire cose che per la libertà, per la giustizia, per la convivenza civile di una società devono essere sempre riaffermate e difese, cioè il principio di legalità, la presunzione di non colpevolezza, il principio di personalità della responsabilità penale. Io non ho un pezzo di legno davanti su cui infierire, perché non ritengo. E dall'altra parte un processo giusto, non i processi. Io non l'ho mai fatto, ma mi sarebbe piaciuto far vedere agli studenti, sono già in pensione. La parola c'era già, non processi farsi. Sì. Ho letto recentemente, ancora una volta, dell'episodio di Maria Antonietta, definito da altri storici poi un processo farsa, perché non era neanche accusata di alto tradimento, che allora sarebbe un fatto da verificare, era accusata di essere regina. Questo è di essere regina e di non corrispondere alla delirante morale e moralistica che si era affermata con il terrore. E le faccio un'ultima domanda. Poco fa, rispetto a questa apparente non risposta, no? Difficilissimo rispondere, io l'ho chiamata domanda impossibile rileggendola, e lei ha appunto detto proseguire a difendere. Quando lei distingue linguisticamente, semplicemente linguisticamente, queste questioni, mi sono accorto nella sua analisi di quanto talvolta la precisione linguistica sia costituisca un'apertura, una svolta, cioè le cose che sembrano le stesse le avverte in un modo differente. Faccio proprio riferimento alla sua lettura, che lei precisa addirittura di anti nella parola antimafia, e devo dire che la sua lettura intorno alla questione della mafia, alla sua gestione,
giuridica alla questione politica è un'apertura, perché oggi, per dire così, per la maggior parte delle persone la mafia è la mafia, l'antimafia è l'antimafia. Invece quando si va a leggere analisi o questioni intorno a questo, beh, si trovano anche altre letture, si trova, come dire, al colmo può diventare un vessillo della mafia l'antimafia, può diventare la migliore copertura talvolta, non in modo generale, ma nello specifico l'azione può andare in quella direzione. Cioè, se noi, io non c'ero, è la vicenda di mio padre che ufficialmente per lo Stato italiano morì per una malattia presa in guerra, per cui io per la legge italiana sono ancora un orfano di guerra e di lavoro, morì 10 anni dopo per questa malattia presa in campo di prigionia. Noi siamo andati legalmente in guerra e secondo le cifre di coloro che si sono dedicati alle cifre, sono morti in quel modo così inconsueto, industriale, 6 milioni di umani, 5 milioni e mezzo pare di ebrei, 350.000 zingari, oppositori politici, testimoni di Geova, malati mentali, tra virgolette alcune di queste definizioni, omosessuali. Ma ci siamo andati legalmente e questa cosa così legale ha fatto 170 milioni di morti, secondo le stime più recenti. Ma ci siamo andati, come dire, che non era una guerra farsa, no, non era un processo farsa. Eppure, allora, leggere queste cose è questione di precisione linguistica. La lettura che lei fa della mafia, io potrei prenderla come modello per qualche intervento che faccio io altrove, qui sono l'intervistatore. È importante. Ma non perché sia un'altra cosa, no, ma perché è la via in cui lei comincia a leggere nella sua esperienza quello che è questa cosa che è chiamata antimafia. Questo è importante, questo. Ma guardi, se posso rispondere, e la chiudo perché devo fare lezione tra 10 minuti. Mi scuso, forse sono stato lungo io, ma i temi erano... E l'ultima domanda. Secondo me è l'importanza di una parola ancora una volta, che è la parola retorica. La retorica può essere intesa in senso assolutamente positivo, perché noi continuamente usiamo delle retoriche che sono capacità costruttive del messaggio che noi indirizziamo a un altro, no? Però ha anche una sua versione assolutamente negativa, che è quella di utilizzare le parole per, come dire, mistificare la verità. No? E allora il lavorare sulle parole, sul significato delle parole, sul loro contesto. E guardi che i primi destinatari di questo messaggio dovrebbero essere proprio coloro che fanno giustizia, cioè i giudici, la figura del giudice, perché il giudice non può staccarsi dal testo in funzione di quello che egli ritiene utile in base alla sua concezione del mondo affermare dentro un processo, ma deve lavorare sulla legge. Perché? Perché è questo che, tornando alla metafora dell'incatenamento del Leviatano, incatena il Leviatano. Se va invece nella direzione di dare soddisfazione alla sua visione del mondo, alla sua idea di morale, alla sua idea, abbiamo questa vicenda di un procuratore generale che fa la prefazione a un libercolo. Ho letto. Un procuratore generale, uno è un procuratore, anzi della Repubblica, che chiede e ottiene centinaia di misure cautelari. Allora, le parole, l'importanza delle parole. E chiudo dicendo che io non sono un entusiasta dell'era digitale, perché in fondo l'idea del digitale,
che sostituisce numeri a parole è un'idea pericolosissima, che semplifica il discorso, che semplifica la retorica in senso positivo, che è il confronto, che è la democrazia discorsiva, per usare. È pericolosissima. Ci sono anche riferimenti teologici, ma non apro troppo la porta. Ci sono due arti, no? Una greca e una ebraica, tra sì. I numeri e le parole e le lettere. Va bene. Molto importante, se posso dare un suggerimento di lettura, è un altro volumetto che esce in questa collana con testi di Mimesis, che è di Antoine Garapon, che è uno studioso della giustizia francese, che ha dato moltissimi contributi. Garapon si legge quindi alla greca finale. Garapon. Con la G iniziale, Garapon. Garapon, sì. Okay. Garapon, con la G come Genova. Ah, con la G come Genova, Garapon, sì. Adesso, ma l'ho letto nel libro, lo cita lei. Sì. È intitolato La giustizia despazializzata. E quasi contro questo l'ha pubblicato, l'abbiamo tradotto in italiano con la casa editrice Mimesis. Contemporaneamente ne è uscito un altro libro che è in parte scritto da un matematico e in parte da lui sulla giustizia digitale, edito dal Mulino. Garapon Lassagui è il secondo autore, che è un matematico. Ne parla anche Filippo Sgubbi nel suo libro. Sì, esattamente. È una vera questione, peraltro. È una vera questione. Cioè, l'algoritmo lavora al posto del giudice. Ecco, ma lei, siamo partiti dall'importanza delle parole sì, nel loro senso e significato sistematico, contestuale, nella... Ecco, finisce l'era delle parole e della comunicazione in senso buono, no? E si passa a, ecco, non voglio fare la parte dei luddisti, cioè quelli che la prima rivoluzione industriale rompevano le macchine, perché... Però forse un po' di luddismo rispetto a... Ecco, un altro portato della pandemia è l'ubriacatura digitale, rompono le scatole continuamente dicendo ma che bello un corno. Io le persone le voglio vedere meglio. Anche la scuola, l'educazione, tutti i livelli. È più di un anno che faccio lezione, adesso sono le ultime perché poi ho già compiuto l'età della pensione, adesso... Collego su questo stesso computer lo studente, non so neanche se ci sono, ci sono solo degli. Dottore, io la ringrazio. Grazie a lei, professor Isolera, grazie da parte degli ascoltatori di Liberi, è una piccola grande equip, è da 10 anni che esiste questa web TV, ci occupiamo spesso dei diritti e io faccio qualche affondo nel diritto ed è per quello che ho avuto il piacere di fare questa intervista. Grazie ancora. Buona serata, arrivederci. Grazie.